Ciao a tutti amici di Tech Today e bentornati qui per una nuova video recensione dal vostro Emanuele. Come ben saprete, da qualche settimana l'azienda leader della telefonia mobile cinese, ovvero Vivo, ha messo radici anche qui in Italia. Ha presentato la propria lineup di smartphone composta al momento di soli 3 modelli, ma soprattutto ha messo il primo tassello di un puzzle che andrà a comporre il proprio ecosistema. Parliamo quindi oggi in questa recensione completa delle cuffiette True Wireless Vivo TWS Neo. Scopriamo quindi se ci sono piaciute oppure no subito dopo la sigla. E se Vivo voleva catturare la nostra attenzione, beh, c'è riuscita alla grande, presentando un paio di cuffiette True Wireless che si distingue senz'altro per design. Abbiamo infatti un cofanetto che, guardatelo bene quanto è bello, sembra quasi una gemma preziosa, un piccolo sasso levigato dal mare. Abbiamo però tutto l'occorrente che ci serve, a partire dall'ingresso USB Type-C per la ricarica della batteria integrata, un'unità da 400 mAh per quel che riguarda il case di ricarica, mentre abbiamo un'unità da 25 mAh per quel che riguarda gli auricolari. E l'autonomia convince alla grande, infatti con una singola carica possiamo arrivare ad affrontare 4,5 ore di ascolto ininterrotto, mentre il cofanetto di per sé riesce a regalarci un totale di 22,5 ore di autonomia. Questi sono i valori dichiarati dall'azienda, ma posso assicurarvi che durante i nostri test questi valori sono stati ultra che confermati. Bellissima poi la colorazione definita dall'azienda Stanley Blue, in pratica un nero che va a sfumare con un blu decisamente metallizzato. Abbiamo poi qui sul frontale un piccolo pulsantino che servirà all'accoppiamento con smartphone non del brand Vivo, e abbiamo anche un piccolo LED che ne attesta lo stato di funzionamento. Colore rosso per quel che riguarda appunto l'avvenuta ricarica del case stesso, mentre luce verde quando andiamo a inserire gli auricolari all'interno e quindi far partire la ricarica. Non è tutto oro però quel che luccica, infatti la superficie levigata e lucida di queste cuffiette True Wireless, beh, è davvero una calamita per impronte e sporco in generale. Altra cosa che non mi è piaciuta è per quel che riguarda il coperchio, che comunque gode di una chiusura di tipo magnetica, ma che una volta aperta, beh, questo risulta un po' ballerino e quindi con un movimento un po' più accidentale questo si chiuderà su se stesso. Abbiamo però un comfort generale davvero ottimo grazie a pesi contenuti per quel che riguarda il case di circa 46 grammi, mentre per le cuffiette singolarmente abbiamo un peso di circa 4,6 grammi. Questo significa che una volta indossate all'interno del nostro orecchio, beh, ce le scorderemo, e senz'altro è complice anche proprio il design delle cuffiette stesse, un design che richiama quello ispirato dalle Apple AirPods, ovvero un semi in-ear. Guardando più da vicino proprio gli auricolari, ci accorgiamo che sono presenti dei piccoli magneti nella parte inferiore dello stelo, dove è inserito anche il microfono principale. Abbiamo poi un'ampia superficie touch proprio che va a percorrere tutto lo stelo, il che ci permetterà appunto di andare a effettuare e impartire i comandi per quel che riguarda musica e chiamata direttamente dai nostri auricolari. Abbiamo poi dei driver da 14,2 mm con un'impedenza di 32 ohm, e questo significa che abbiamo una qualità sonora davvero eccezionale, soprattutto garantita dalla presenza del chipset Qualcomm, che appunto ci fornisce il supporto ai codec aptX di tipo adattivo, oltre che ANC e CVC. Le Vivo TWS Neo godono di tecnologia True Wireless Stereo Plus, ossia possiamo tranquillamente sfruttare le cuffiette in maniera indipendente l'una
una dall'altra, anche se in questo caso dovremo eventualmente fare una scelta su quali comandi andare a gestire tramite la superficie touch. Ma adesso vi spiego quali sono questi comandi. Infatti loro godono anche di un sensore che non ho capito se è di prossimità o di pressione. Fatto sta che una volta inserite o tolte dal nostro orecchio, le cuffiette vanno in play o pausa automaticamente. Una funzione che tramite l'applicazione o direttamente dalle impostazioni tramite smartphone vivo può essere comunque eventualmente eliminata. E poi abbiamo il classico doppio tap che ci permetterà di skippare avanti o indietro una traccia musicale o appunto gestire il play o pausa, o eventualmente in alternativa poter richiamare l'assistente vocale. E sempre tramite comandi touch possiamo comunque gestire il volume d'ascolto delle nostre cuffiette semplicemente effettuando uno swipe verso l'alto o verso il basso. Attenzione però che nel caso di smartphone vivo allora sì, verrà gestito direttamente il volume del telefono, ma con altri smartphone Android come ad esempio uno Xiaomi Mi Note 10 con cui ho effettuato il test, beh, in questo caso verrà gestito semplicemente il volume delle cuffiette, mentre il volume dello smartphone andrà gestito separatamente. Loro godono anche di connettività Bluetooth 5.2 compatibile con i protocolli HFP, AVRCP e A2DP, oltre a che permettere una distanza di trasmissione del segnale fino a 15 metri. Questo in campo aperto, ma anche in condizioni classiche come potrebbe essere un'abitazione, beh, posso dire che sono le migliori che ho provato al momento. Infatti effettuando ad esempio una piccola pausa, magari andando sul balcone per fumarmi una sigaretta e quindi trasferendomi da una stanza all'altra con ben due porte di chiusura oltre a quella della finestra per non far entrare il fumo in casa, beh, loro continuavano tranquillamente a gestire il suono e quindi regalarmi le emozioni d'ascolto. Le Vivo TVS Neo sono anche certificate P54, il che significa che possono essere tranquillamente utilizzate anche durante le attività sportive in quanto resistenti al sudore, anche se a mio avviso, vista la superficie decisamente lucida e magari a contatto con il sudore, beh, in quel caso potrebbero scivolar via dalle orecchie. In attività invece normale posso dire che una volta inserite loro rimangono ben salde all'interno del padiglione auricolare, anche scuotendo molto violentemente la testa. E fatto tutto il pippone a livello di scheda tecnica, non mi resta che dire che gli auricolari offrono anche due microfoni che ci permetteranno quindi di gestire le chiamate con un audio davvero sbalorditivo e cristallino. E qua veniamo proprio al dunque, perché alla fine sì, sono belle, sì, a livello di autonomia sono comunque piuttosto prestanti, ma come suonano? Beh, non mi resta che lasciarvi a questa piccola clip. Bene amici, questa è una prova di registrazione in chiamata direttamente dalle cuffie Vivo TVS Neo, in modo che possiate apprezzare la qualità dei microfoni. Al momento mi trovo in una situazione piuttosto, diciamo, normale, non c'è traffico, insomma, mi trovo a casa, sentite probabilmente il rumore degli uccellini, ma ad ogni modo quello che ci interessa appunto testare la qualità audio dei microfoni, che a mio avviso è più che soddisfacente, se non ottimale. Piuttosto anomala e spero che sia piuttosto un errore di firmware che magari Ukitel possa aggiornare con un futuro update. Altra breve prova la facciamo invece mettendo una musica di sottofondo, in modo che possiate apprezzare l'eventuale qualità dei microfoni con appunto un rumore di sottofondo che potrebbe andare a coprire la vostra voce. Io qui ho sparato al massimo volume, magari la musica non è di vostro gradimento, ma quello che ci interessa nuovamente è la qualità dei microfoni di queste Vivo TVS Neo. Posso riassumervi quanto avete appena sentito e visto dicendovi che il sound offerto da queste Vivo TVS Neo è forse il migliore che ho potuto ascoltare al momento dalle varie cuffiette True Wireless che ho provato. Loro offrono un sound davvero ben equilibrato, con dei bassi presenti sì, ma mai pompati e senza mai eccedere, e soprattutto un equilibrio tra le frequenze medie ed alte. Questo anche ai massimi volumi senza mai distorcere.
crescere. Insomma, un suono che vi avvolge e che vi coinvolge nell'immersività sonora, appunto, di serie TV, film, canzoni e soprattutto anche per quel che riguarda le chiamate. Infatti, nonostante non abbiamo alcuna tecnologia vera e propria di riduzione del rumore attiva, abbiamo comunque i due microfoni che si comportano in maniera eccellente per quel che riguarda le chiamate, restituendo quindi un suono mai ovattato e soprattutto evitando quel fastidioso effetto che in genere troviamo su altre cuffiette True Wireless, ossia quello della lontananza del nostro interlocutore, o meglio di chi ci ascolta nei nostri confronti. Prima di concludere voglio dirvi che altra cosa che mi è piaciuta è che queste cuffiette TWS di Vivo, beh, praticamente non si sposano solamente con uno smartphone Vivo, dove onestamente sicuramente tirano fuori il meglio di loro, mostrando anche un pop-up che ci mostra in quel caso la percentuale di batteria residua relativamente agli auricolari e al case di ricarica, ma per tutti gli altri smartphone Android vi basterà scaricare l'applicazione che trovate direttamente sul Play Store e quindi in quel caso andare a settare tutte le impostazioni del caso e quindi personalizzare ad esempio i comandi touch. Loro sono compatibili anche con dispositivi iOS, quindi iPhone e AirPod, ma in quel caso non è disponibile l'applicazione Companion che vi permetterà quindi di gestire i comandi touch e quindi dovrete accontentarvi unicamente del play pausa automatica, doppio tap per skippare la traccia avanti o indietro, oppure il controllo del volume tramite appunto gli swipe direttamente sullo stelo. In questo caso quindi mancherà anche il richiamo all'assistente vocale Siri. E non ci resta che dare le conclusioni per queste Vivo TWS Neo, che poi andranno di pari passo con quello che è il prezzo. Al momento infatti in Italia, se volete acquistarle ufficialmente, sono disponibili unicamente in esclusiva tramite la catena di distribuzione Euronics al prezzo lancio di 129 euro, un prezzo tutto sommato onesto per le funzioni e la qualità offerta, ma che vanno comunque a scontrarsi con mostri sacri come ad esempio le Huawei FreeBuds o comunque altre cuffiette come ad esempio proprio le Apple AirPods di prima generazione, ma anche al momento stanno scendendo di prezzo quelle di seconda generazione. Ma andando a riferirci su store alternativi come GearBest o Banggood, beh, possiamo trovare queste cuffiette al prezzo di circa 55 euro e qua cambia davvero la musica, perché a questo prezzo loro, beh, definirle best buy è molto molto riduttivo, perché offrono una qualità sonora davvero davvero eccezionale, sono bellissime da vedere, confortevoli da indossare, offrono un'autonomia davvero ampia, insomma, cos'altro desiderare di più? Beh, detto ciò, trovate qui sotto il link in descrizione che vi rimanderà alla pagina d'acquisto, oltre che la recensione testuale dove troverete ulteriori approfondimenti del caso. Per il resto sapete cosa fare: iscrizione al canale, like al video, iscrizione anche ai nostri social di cui vi lascio sempre i riferimenti qui sotto e cliccare sulla campanellina per non perdere le notifiche dei video futuri che verranno. Per Emanuele anche oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video, o meglio alla recensione del Vivo X51 5G. Ciao!